Finora abbiamo richiamato parole non così consuete nel linguaggio e nell'immagine, se vogliamo, di Ascanio. Adesso però cadiamo proprio su quello che è invece un termine ricorrente che innerva tutto il suo lavoro, come abbiamo sentito, che preme nel linguaggio di Ascanio, preme proprio, si avverte come una tensione costante, una forza trattenuta che si fa avanti, che emerge di continuo, che alza la testa, che vuol farsi sentire, ed è la parola politica. Io penso che quella parola politica in Ascanio, come cercavo di segnalare prima, emerge proprio quando si pronunciano anche le parole amore, le parole figlio e le parole ansia. Però poi c'è la politica che parla di politica anche, c'è la politica che parla di se stessa, c'è la politica che dice il suo ruolo, la sua straordinaria funzione, la ragione di quello che è stato il principio della politica, il ruolo della politica, la forza della politica nella storia dell'umanità. Ecco, questo a mio avviso è uno degli elementi più significativi del lavoro di Ascanio. La politica, come emerge nei suoi testi, ha sempre per un verso una dimensione fortemente, vorrei dire, visionaria, ma dove non c'è nulla di illusorio o consolatorio. C'è un forte elemento di utopia concreta, lo chiamerei così proprio, di utopia concreta, di materiale e palpabile volontà di trasformazione. Quindi qualcosa, oso dire addirittura, proprio di marxiano, no? Dove è il movimento che abolisce lo stato di cose presenti, e in questo c'è una forza appunto di utopia concreta. D'altra parte c'è questa idea della politica come capacità di emancipazione, molto meno, grazie al cielo, la politica come attività quotidiana delle istituzioni o anche dei partiti, istituzioni e partiti che evidentemente, quando bene operano, hanno un ruolo cruciale, ma che comunque sono altra cosa rispetto alla politica nel senso che abbiamo cercato adesso di dire. Ecco, vorrei chiedere a Ascanio, ho ben interpretato quello che è il tuo sentimento della politica e come lo possiamo leggere in un brano del tuo libro? Allora, sì, è chiaro che soprattutto in questi ultimi anni, insomma, 30 anni, 40 anni, parlare di politica significa parlare di due cose diverse, insomma, no? Cioè, il fare politica nel senso essere impegnati in prima persona e quindi pensare che comunque abbiamo un ruolo in quanto cittadini, non individui, non persone, tantomeno consumatori, clienti, votanti, elettori, eccetera, eccetera, ma proprio come cittadini. E che se possibile si impegnano comunque sempre in prima persona, a prescindere, insomma, da questo meccanismo bello, interessante, insomma, soprattutto per la prima parte del secolo scorso, che era quello democratico della delega, che poi nel tempo è diventato un meccanismo molto consolatorio, no? Quindi ci pensa lui, cioè, no, io l'ho votato, noi siamo andati a votare,
abbiamo vinto il referendum, poi finisce tutto, poi no, tutto l'impegno di milioni di persone subisce una frenata terribile e quei 500-600 mila che stanno avanti, che continuano a correre, si trovano da soli a un certo punto, no? Perché c'è stato, perché passano le elezioni, no? E quindi quella gioia televisiva oppure della pagina online della Repubblica, dove stai lì che vedi che vince Pisapia e vince De Magistris come se fossero poi la stessa cosa, passa il referendum e poi a un certo punto c'è questa bella frenata, no? Festeggiamo, basta, abbiamo vinto i mondiali, non è che poi dopo aver vinto i mondiali tu continui a tifà per la nazionale, no, cioè, ormai l'hai vinto, mo se ne ripara tra 4 anni. Ecco, quindi c'è quello per... E poi chiaramente c'è invece la politica pensata non come appunto il meccanismo della delega, il partito, eccetera, ma come io feci una delle prime interviste che feci in questi movimenti auto-organizzati, No Tav, No Dal Molin, molti altri, No Turbo Gas, No Ponte, No Fly, eccetera, eccetera. La feci al campeggio dei No Turbo Gas ad Aprilia con una persona dei No Dal Molin de Vicenza. E lei mi disse, ma sì, cioè noi stiamo al presidio, c'è anche il ragazzo col cane, del centro del cane, la birra sempre in mano, però c'è poi la maestra in pensione, c'è la famiglia intera, con tutti i bambini. Dice, per me è stato un momento di grande emancipazione, quello di poter dire, cioè stasera non sto al pub con le amiche, cioè stasera sto al presidio. Per me, appunto, parlando di relazioni, a livello relazionale è stato molto importante. Quella è, diciamo, la parte, come posso dire, straordinaria del fare politica. E purtroppo quasi sempre coincide col farla fuori da partire e fuori dai sindacati, ma questo qui è un problema ormai, credo, più dei partiti e dei sindacati che non delle persone che la fanno seriamente politica. Detto questo, però, io, nel termine politica, quando tu me ne hai parlato, l'ho interpretato invece in quell'altro modo, cioè quello peggiore, deleterio, insomma. E che però a livello letterario è anche più interessante. Cioè, non è un caso che poi ci dicano nei libri di storia del teatro che il teatro moderno nasce dai sacri anche dai sacre rappresentazioni dei personaggi peggiori, da più violenti, quelli sono pure più interessanti, insomma, come personaggi, no? Momento altissimo della teatralità religiosa, insomma, la crocifissione, cioè noi abbiamo quella come simbolo della cristianità più che, ne so, il pane e il vino, cioè, i momenti, oddio, pure lì è un momento tragico, pure qui l'ultima cena, però insomma, più che l'acqua trasformata in vino. E quindi i personaggi, diciamo, anche quelli i peggiori sono quelli più interessanti. Per questo, pensando al termine politica, ho pensato a questo racconto. Questo invece lo faccio fino alla fine, perché secondo me si capisce alla fine il senso della scelta. Io ho una tecnica: quando partecipo a una riunione mi siedo, tiro fuori la pistola e la poggio sul tavolo. È solo una tecnica, la uso per vivere in pace con i miei simili, ma devo darmi delle regole. La prima regola è estrarre subito la pistola, devo estrarla appena arrivo, non vorrei che qualcuno pensasse che la tiro fuori per la piega che ha preso il discorso. La seconda regola è non guardare mai la pistola, è una regola fondamentale, altrimenti qualcuno potrebbe pensare che io cerchi di sostenere il mio discorso facendo ricorso a un'intimidazione, ammiccando alla pistola con lo sguardo come dire state attenti che sparo. La pistola non deve essere oggetto di discussione. Infatti la terza regola è non parlare mai della pistola, altrimenti il discorso apparirebbe ridondante. Qualcuno penserebbe che se ho bisogno di ricordare agli altri che ho una pistola è perché senza la pistola il mio discorso non sarebbe altrettanto convincente. Ovviamente questo silenzio sulla pistola non significa che io non stia pensando alla pistola, perché la quarta regola è pensare costantemente alla pistola. Ma non è un pensiero generico, un ricordo personale, un'immagine sfumata. Si tratta di un pensiero preciso, sempre lo stesso. Io penso alle camere cilindriche che alloggiano le cartucce, alla pressione sul grilletto che inarca il cane e contemporaneamente fa ruotare il tamburo che bascola in senso orario. Io penso al cane che, giunto al punto morto, ovvero alla sua massima estensione, s'abbatte sull'innesco della cartuccia e fa partire il colpo. Io ho una tecnica. Quando partecipo a una riunione mi siedo, tiro fuori la pistola e la poggio sul tavolo. Ovviamente qualcuno potrebbe credere che nonostante queste mie regole l'attenzione nei miei confronti derivi esclusivamente dalla pistola che metto in mostra, cioè che i miei interlocutori siano influenzati dalla pistola. Allora, per cancellare ogni dubbio, ho incominciato a tenerla in tasca. Alcuni sanno della pistola, ma col tempo incomincio a incontrare nuovi interlocutori che ignorano la presenza della pistola. La tecnica funziona lo stesso.
ovviamente devo modificare la prima regola, cioè non posso più estrarre la pistola appena mi metto seduto. Ma la prima regola non è stata completamente abolita, cioè semplicemente mi limito a pensare alla pistola che ho nella tasca. Dunque potrei dire che ho una nuova tecnica: quando partecipo a una riunione mi siedo e penso alla pistola, il resto non cambia. La possibilità di tenere la pistola in tasca senza l'obbligo di estrarla per me è stata una rivoluzione. Ora gli effetti benefici della pistola possono essere sfruttati ovunque e non soltanto durante una riunione. Senza mai guardare la pistola, senza parlarne, senza mostrarla, posso pensarci costantemente. Anche quando incontro per scala il mio vicino di casa, il colonnello in pensione, o quando vado al bar a prendere un caffè, o quando parlo con mia moglie. Io mi confronto con l'umanità, la guardo in faccia e penso alla pistola. E accade una sorta di magia, un cambiamento nella mia percezione del mondo. Tutti gli esseri umani che mi circondano si trasformano immediatamente in bersagli. Cioè, non che io li colpisca davvero, io non sono un violento, ma la possibilità di farlo mi dimostra come sagome. Sagome immobili o in movimento, sagome parlanti, ma comunque sagome, ognuna col suo bersaglio disegnato sulla fronte o attorno al cuore. Incontro il colonnello in pensione che esce dall'ascensore con le sporte della spesa, al supermercato il mercoledì fino a mezzogiorno c'è lo sconto per i pensionati, dice mostrandomi le porcherie che si compra. Io lo aiuto a portare la spesa fino al portoncino blindato, penso alla pistola nella tasca, guardo il bersaglio, sorrido e auguro buona giornata. Scendo a prendere un caffè, il barista con le mani a mollo nell'acqua del lavandino e una macchia marrone sulla camicia bianca chiede cosa desidera. Io penso alla pistola nella tasca, guardo il bersaglio, sorrido e dico un caffè ristretto, grazie. Mia moglie mi parla dell'estratto di corteccia di betulla per combattere le smagliature sui glutei, io penso alla pistola nella tasca, guardo il bersaglio, sorrido e rimassaggio il culo. Se non estraggo la pistola e non colpisco il bersaglio è solo per una mia scelta, ma la possibilità di farlo mi dà un grande sollievo. Avere l'alternativa. L'alternativa di sparare sul colonnello in pensione facendolo esplodere tra le sue porcherie a metà prezzo, far saltare la testa al barista, colpire il culo flaccido di mia moglie e il culo unto di corteccia di betulla. Io ho una tecnica. Tengo sempre la pistola in tasca, non ne parlo, non la mostro, ma ci penso costantemente. Una volta ho fatto un esperimento. Ho volutamente lasciato la pistola nel cassetto del comodino e sono uscito di casa. Sulle scale ho incontrato il colonnello in pensione, arrancava con le sporte della spesa piene di porcherie. «C'è rotto l'ascensore», ha detto. «Proprio oggi che è mercoledì ho fatto la spesona», sudava. Il sudore gli scendeva sulla faccia grassa, la camicia era macchiata di sudore, due grosse macchie sotto le ascelle e una sulla pancia. «C'è rotto l'ascensore», diceva, mentre io cercavo il bersaglio senza trovarlo. «Senza la pistola non hai alternative, devi fare conversazione». Sono corso al bar, ho pensato «mi prendo un caffè, mi passa la girazione». Il barista stava con le mani a mollo nell'acqua sporca. Quando mi ha visto entrare si è asciugato sulla paranza incrostata, mi ha chiesto cosa desidera, un caffè? Ho risposto come se fosse una domanda, come se fossi stato io a chiederlo a lui. Ha spalancato la lavastoviglie, ha tirato fuori un mucchio di tazzine bollenti, le ha accatastate sulla macchina del caffè, gli ha fatto fare uno sbuffo di vapore e con la mano ancora bagnata mi ha dato la tazzina. Senza le pistole non hai alternativa, devi prendere un caffè. Sono corso a casa, mia moglie ha aperto la porta con i capelli bagnati, l'asciugamano sulle spalle, la tinta in mano. Si vede la ricrescita? Ha chiesto mostrandomi i capelli grigi. E io cercavo il bersaglio in quella testa mezza colorata, ma c'erano solo capelli ancora impastati di balsamo. Senza una pistola non hai alternative, devi guardare la ricrescita. Così sono corso in camera, ho preso la pistola dal cassetto, l'ho stretta in mano considerando il ferro freddo, la pesantezza del pezzo, poi me la sono messa in tasca. Mia moglie mi ha raggiunto, con i capelli gocciolanti, sapone sulle orecchie, ha detto cos'hai? Io l'ho guardata pensando alle camere cilindriche che alloggiano la cartucce, alla pressione sul grilletto che inarca il cane contemporaneamente fa ruotare il tamburo che bascola in senso orario. Pensavo al cane che, giunto nel punto morto, ovvero sia alla sua massima estensione, si abbatte sull'innesco della cartuccia e fa partire il colpo. Ho risposto niente cara, ora sto meglio, e sulla sua fronte è ricomparso il bersaglio, il cerchietto colorato con un pallino nel centro. Io vi vedo in televisione, vi leggo sui giornali, politici, banchieri, presidenti di consigli di amministrazione. Io so perfettamente a cosa state pensando. Qualsiasi discorso facciate, dalla giustizia all'immigrazione, dall'economia alla Costituzione, voi pensate sempre alla stessa cosa, alla pistola che tenete in tasca. È per questo motivo che ci guardate come un mucchio di sagome, è per questo motivo che fate discorsi a mano armata.